Buonasera a tutti, siamo pochi, abbiamo aspettato una decina di minuti e possiamo iniziare. Allora, io sono Roberto Corbia della Fondazione Innovazione Urbana. La Fondazione è stata incaricata dal Comune di Bologna di organizzare questo percorso di formazione e coinvolgimento della cittadinanza a supporto della realizzazione della prima linea tranviaria. In pillole, faccio una breve introduzione di cosa abbiamo fatto fino adesso, in che fase siamo col percorso di formazione d'ascolto. Abbiamo iniziato nel mese di aprile, diciamo, un viaggio nei quartieri, aprendo una serie di punti informativi in tutti i quartieri interessati dal passaggio della linea del tram. È stato pubblicato un questionario online al quale hanno posto oltre 2.300 persone nella fase da aprile e maggio, appunto per cercare di indagare quelli che fossero, diciamo, i temi di maggiore interesse rispetto al progetto da parte della cittadinanza e quali potessero essere, appunto, le questioni da approfondire rispetto alla prima versione che i tecnici incaricati dal Comune hanno presentato al Comune nel mese di dicembre, e che attraverso anche quelli che sono stati i contributi giunti durante la prima fase degli spazi informativi, che hanno riguardato diversi temi, dalla viabilità, la sicurezza stradale, il tema dei parcheggi, tema che in maniera importante ha visto l'implementazione, diciamo, tra le due fasi di approfondimento del progetto, del perché, della scelta dell'infrastruttura, quali fossero le caratteristiche del mezzo, la questione dei lavori, insomma tutta una serie di temi dal quale poi attraverso un rapporto costante che poi la Fondazione ha avuto con i tecnici progettisti e i tecnici del Comune, le istanze giunte al territorio sono state in qualche maniera assorbite e valutate all'interno del progetto, che ha visto un aggiornamento che è quello che poi è stato consegnato all'amministrazione nel mese di giugno e che adesso attraverso un percorso strutturato in diverse decine di incontri, ora siamo alla fine di questo percorso che è durato tra i mesi di giugno e luglio, dove siamo stati in tutta la città con modalità differenti, dalle commissioni di mobilità che abbiamo fatto quartiere per quartiere, alla presenza dei tecnici progettisti, dei tecnici del comune e chiaramente della parte politica. Gli spazi informativi che dal 17 di giugno saranno aperti fino alla fine di questa settimana, quartiere per quartiere, appunto, hanno visto l'intrapresa della Fondazione Innovazione Urbana impegnati, appunto, nel informare, raccogliere e ascoltare le istanze da parte dei cittadini. Gli incontri pubblici, questo è l'ultimo di 8 incontri pubblici, siamo partiti da Borgo Panigale, zona per zona, ancora più nel dettaglio siamo andati sempre insieme con tecnici del comune nel dettaglio, appunto, delle zone attraversate dal progetto e da quelli che sono le trasformazioni che i tratti interessati andranno ad incontrare. A fianco a questo sono stati organizzati inoltre tutta una serie che ancora continua, una serie di incontri più specifici con portatori di interessi, quindi associazioni di categoria, i comitati nati appositamente, diciamo, relativamente al tram, comunque che si sono dimostrati interessati al progetto, e poi in maniera inedita siamo stati anche presenti e siamo ancora presenti nelle feste principali dei quartieri della città, modalità attraverso la quale riusciamo comunque ad intercettare anche una parte di cittadinanza che, diciamo, non è solita a frequentare incontri pubblici o comunque le altre attività. A fianco a tutto questo percorso la Fondazione ha incaricato l'Università degli Studi di Bologna di effettuare una ricerca che è relativa a quelli che sono gli impatti del progetto. La ricerca si divide in due fasi, adesso sarà consegnata la prima fase, una di benchmarking, quindi di confronto tra le principali esperienze europee comparabili, diciamo, dotate da coinvolti 6 dipartimenti, ognuno dei quali chiaramente su temi differenti va ad analizzare, quindi dagli aspetti sociali agli aspetti ambientali, insomma, differenti tematiche
dove poi chiaramente il progetto genera degli impatti per capire come le altre esperienze, diciamo, comparabili possano portarci un valore aggiunto e conoscenza per poterne in qualche modo sviluppare al meglio il percorso di progettazione del tram. Questa ricerca entrerà nel dettaglio poi specifico della città di Bologna, cioè saranno individuati una serie di indicatori che permetteranno sia nella fase di progettazione che quella di monitoraggio che ci sarà successivo alla realizzazione degli interventi, di capire poi come l'inserimento del tram appunto apporterà delle modifiche alla città. Chiusa la mia brevissima introduzione, oggi è presente l'ingegner Tretto Carlini, che è il direttore del settore mobilità sostenibile del Comune di Bologna, che appunto entrerà nel merito del dettaglio dell'intervento del tratteremo e tratto relativo al quartiere del Pilastro. Entreremo nel merito appunto del progetto e delle trasformazioni che questo porterà all'ambito interessante. È presente anche il presidente del quartiere, Simone Borsari. Io inizierei così. Passo la parola al presidente che fa un saluto e dice due cose e poi partiamo con un breve video che ci permette di avere un'introduzione complessiva su tutto il tracciato, dopodiché entreremo nel dettaglio del quartiere del Pilastro e apriremo il dibattito con interventi di massimo 5 minuti ognuno, cercando di chiudere le 21 come obiettivo finale. Vediamo se riusciremo anche a chiudere prima, perché non siamo tantissimi. Spero che riusciamo a chiudere prima, perché ho 21 devo essere da un'altra parte. Penso tutti quanti voi, speriate di essere da un'altra parte. Tanto grazie mille. Informo semplicemente che l'intervento è registrato in modo tale che anche le persone che non ci possono essere lo possono seguire sul sito della Fondazione Innovazione Urbana e anche sul profilo Facebook della Fondazione Innovazione Urbana. Io semplicemente volevo cogliere l'occasione per ringraziare gli operatori della Fondazione Innovazione Urbana per lo sforzo importante dal punto di vista informativo che stanno facendo, e sono stati contattati tanti cittadini, quindi insomma è bene che questa informazione giri in maniera capillare. Ringrazio anche i tecnici del settore mobilità per quello che appunto stanno facendo, anche perché come vedete alcuni aspetti, come vedrete probabilmente, alcuni aspetti della progettazione hanno tenuto già conto di quello che è emerso durante il dibattito di questi mesi, e quindi è un'opportunità molto importante quella del tram, che non comporta soltanto dei cambiamenti anche dal punto di vista culturale, dal punto di vista del trasporto, del muoversi, come concepire la nostra città, che tipo di città lasciare in futuro, ma comporta anche delle occasioni di riqualificazione urbana. E quindi questo, particolarmente al Pilastro, può essere un'importante occasione per andare avanti in un'ulteriore tappa del processo che è iniziato alcuni anni fa di riqualificazione urbana e di rigenerazione sociale, soprattutto insomma, nella zona anche della lo vedremo nella zona di Via Casini, dove ci sarà il capolinea della linea, dove è il capolinea del 20 e dove passerà appunto, come si spera, il tram, perché sarà importante che passi all'interno del Pilastro. Il capolinea sarà invece in prossimità della facoltà agraria. Niente, per il momento non dico altro, mi riservo eventualmente di intervenire dopo se ci saranno degli interventi che lo richiederanno, e lascio subito la parola a voi. Partiamo, come vi dicevo, con il video e poi l'ingegner Carlini entra nel dettaglio. Uniti alla grande accessibilità garantita dalla stazione ferroviaria
La crescita della città ha determinato nel tempo il moltiplicarsi sul territorio dei cori attrattori e dei luoghi di aggregazione. Il sistema di trasporto pubblico locale su gomma sta raggiungendo il proprio limite di capacità e non è più in grado di soddisfare l'utenza attuale e soprattutto quella in divenire. Questi limiti denunciano l'urgenza dell'adozione di un sistema di trasporto con alte capacità come il tram in linea con la sensibilità per la mobilità sostenibile, che già la città esprime con i 112 milioni di spostamenti annui del trasporto pubblico locale e con 177 km di piste ciclabili. Il tema della mobilità sostenibile sta assumendo un rilievo centrale in Europa. È nella città soprattutto che si gioca la sfida centrale della sostenibilità, ripensando ed innovando le modalità di spostamento. Bologna può migliorare il bilancio energetico e le prestazioni ambientali del sistema dei trasporti e allo stesso tempo rendere la vita dei cittadini più sana e sicura con l'introduzione del tram. Approcciarsi alla progettazione di una rete tranviaria articolata in quattro linee, come indicato dal piano urbano della mobilità sostenibile, significa approfondire il concetto di città metropolitana, nell'ottica del potenziamento di una rete capace di rispondere alle esigenze di un ambiente urbano interconnesso ed ecologico, in linea con le disposizioni del protocollo di Kyoto e Doha, piano 20-20-20, e dell'accordo di Parigi sul clima per l'anno 2030. Il tracciato proposto per la prima linea, la linea rossa, ha la sua genesi a Borgo Panigale, percorre la via Emilio Lepido e via Emilia Ponente, intercettando il quartiere Porto Saragozza, per poi servire il cuore del centro storico. Continua su Ponte Matteotti servendo i quartieri Danile e San Donato San Vitale, attestandosi a nord al capolinea Michelino Fiera e a est, dopo la zona del pilastro, al capolinea Agravia Cava. La nuova infrastruttura trasporterà 80.000 passeggeri al giorno, permettendo una diminuzione di circa 15.000 spostamenti auto, coprendo, per confermate, una distanza di 16,5 km, di cui 2 km relativi al centro storico senza pali e cavi aerei, che saranno percorsi da tram dotati di batteria. Il tram servirà alcuni tra i principali poli attrattori della città, tra i quali l'ospedale maggiore, il comune a Palazzo d'Attilio e Piazza Nettuno, l'autostazione e la stazione centrale con il People Mover, la regione, la fiera e la facoltà di agraria. Con il tram si attivano strategie di riqualificazione e rigenerazione urbana. L'accostamento del deposito alla periferia occidentale di Borgo Panigale, in corrispondenza dell'innesto della via Persicetana, comporta la realizzazione di un nuovo spazio urbano, caratterizzato dalla presenza di grandi spazi all'aria aperta, parchi e piazze verdi, orti urbani ed aree attrezzate. Se da un lato si ridisegna il confine tra territorio urbanizzato e campagna, dall'altro la realizzazione del grande parco raccoglie in sé spazi pedonali già presenti, creando continuità a giardini e percorsi anche oltre la Persicetana. Il progetto prosegue lungo l'asse della via Emilio fino a via Sappi, riorganizza i flussi carrabili e la sosta e riqualifica l'intera sezione stradale, da facciata a facciata, trasformandola in corrispondenza dell'ospedale maggiore e dei prati di Caprara in un'arteria verde. La Porta San Felice, che oggi è un nodo di traffico, diviene una piazza in cui la porta recupera il proprio ruolo. Il ridisegno dei flussi stradali e degli spazi ciclopedonali, insieme al potenziamento del verde urbano, rilancia l'immagine di questo nodo cruciale per l'accessibilità al centro storico. Da qui il tram prosegue alimentato a batteria al fine di non impattare sull'architettura del centro. Non vi saranno pali e cavi sospesi. L'inserimento di questa infrastruttura tranviaria cerca un approccio più rispettoso possibile con il contesto, caratterizzandosi esclusivamente per la presenza di binari annegati nella pavimentazione lapidea.
Il tracciato, senza linea di contatto aerea, prevede un anello a singolo binario in via San Felice in una direzione e via delle Lame e via Riva Greno nell'altra, per tornare a doppio binario su via Ugo Bassi. In via Riva Greno, il tram diviene l'occasione per ristabilire un rapporto fisico con la rete dei canali storicamente presenti in città. Il progetto restituisce all'acqua la sua fruizione originaria, proponendo al posto dell'asfalto nuovi spazi pedonali a diverse quote, per godere dei rapporti con il canale e con la storia della città. Il portico, con la sua estensione di circa 40 km, elemento utile e unificante, regolarizzatore della strada, rende omogeneo il volto della città storica. La pedonalizzazione definitiva di Via dell'Indipendenza le restituisce l'originaria vista prospettica e insieme all'assoluta complanarità tra le superfici pedonali dentro e fuori i portici rivoluziona il vivere la strada. La via, non più limitata ai percorsi paralleli e longitudinali, diviene piazza. Il concept della pensilina, dovendosi confrontare con le arcate degli edifici storici, si fonda sul segno minimale di una cornice trasparente, dove il protagonista diviene il portico. I sistemi tecnologici di fermata, biglietteria e totem di servizio rievocano la verticalità delle torri. La realizzazione del memoriale della Shoah e il People Mover hanno costituito il culmine delle trasformazioni legate alla realizzazione della sottostante stazione ferroviaria dell'alta velocità. Il passaggio della tranvia sul ponte Matteotti incrementa il valore che il monumento ha nell'equilibrio architettonico dell'area mediante il prolungamento delle pavimentazioni del memoriale fino ad inglobare la sede e le banchine di fermata del tram. La tranvia prosegue il suo percorso nel quartiere Navile, verso nord, attraversando la Bolognina, servendo la centralità di Piazza dell'Unità, per poi percorrere Via della Liberazione. In Via de Aldo Moro, la linea rossa assume fisicamente un carattere rispettoso, in continuità con le aree verdi da essa lambite. Il progetto prevede la postazione di un capolinea in prossimità dell'ingresso nord alla fiera, cogliendo l'occasione per sfruttare al meglio le potenzialità del parcheggio Michelino e dell'uscita autostradale di Bologna-Fiera, integrandolo in un grande terminal di interscambio. Il tracciato tranviario attraversa la zona abitativa del Pilastro per giungere al capolinea individuato in via Fanlino, in corrispondenza della facoltà di agraria, servendo anche le aree commerciali di Meraviglio, Fico e Cava. Attualmente l'amministrazione sta lavorando alla definizione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con l'approvazione del progetto definitivo previsto nel 2020 e l'avvio dei lavori per il 2022. Insieme alla Fondazione Innovazione Urbana ha avviato un percorso informativo diffuso con il coinvolgimento attivo della cittadinanza per identificare e raccogliere osservazioni a supporto della progettazione definitiva. La realizzazione della prima linea del tram di Bologna si struttura come spina dorsale di un nuovo sistema per gli spostamenti urbani. Una visione lungimirante mette al centro i bisogni di mobilità comoda, veloce e pulita dei cittadini, in coerenza con le trasformazioni culturali, sociali ed ambientali in atto a Bologna. Buonasera, allora vedo molti volti noti che hanno partecipato già anche alle precedenti, quindi
non mi dilungherò eccessivamente nella descrizione del progetto, per cui salterò nella presentazione rispetto a l'illustrazione delle slide che sono appunto presenti, cercherò di cogliere alcuni aspetti e poi magari soffermarmi di più sulla descrizione del tracciato, anche perché molte questioni sono state raccontate dal video che abbiamo appena visto. E c'è da dire che tra gli argomenti che sono emersi anche nel corso degli incontri precedenti, questo è l'ultimo di questa fase di incontri di un mese, quindi colgo l'occasione per specificare alcuni aspetti. Allora, il primo è stato detto anche nella parte finale del video, che siamo in una frase ben precisa dell'iter progettuale, perché siamo a valle, si è appena concluso da pochi giorni, da poche settimane, la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, che fino a pochi anni fa era il nome del cosiddetto progetto preliminare, poi il cambio del codice degli appalti ha ridominato questo progetto. Però siamo in questa fase progettuale, che è la prima delle fasi progettuali previste appunto dal codice degli appalti, perché dopo di questo ci sarà una progettazione definitiva, che tra l'altro sarà sottoposta alla conferenza dei servizi, in cui tutti gli enti coinvolti si esprimeranno sul progetto, e poi ci sarà la progettazione esecutiva propedeutica all'appalto di realizzazione dei lavori. Quindi siamo in questa fase, non so se la slide ci deve essere per insegnare, ma comunque siamo in questa fase progettuale, che ha avuto una sua anticipazione a dicembre per la presentazione presentazione della richiesta di finanziamento a cui il Comune di Bologna, insieme, come vedremo, anche ad altri comuni italiani, ha deciso di aderire per poter ottenere il finanziamento della realizzazione di questa prima linea di tratto. Per cui siamo in questa fase progettuale, ne seguiranno altre, e devo dire che mi preme sottolineare che rispetto anche a quello che viene generalmente fatto, anche prendendo un esempio molto vicino a noi, quello di Firenze, in cui la fase di discussione, di dibattito vero e proprio con la cittadinanza, in realtà si è concentrata anche nella ricerca di soluzioni di dettaglio rispetto a singole interferenze con passi carrai, con attività commerciali, si è concentrata nella fase proprio di esecuzione dei lavori, neanche nella fase di progettazione. Noi recentemente, l'amministrazione ci ha dato questo mandato di anticipare la fase di confronto già in questa fase che, come avete credo capito tutti, è preliminare il progetto. Questo non si vuol dire che non si facciano le cose sul serio, che il progetto sia qualcosa a cui si crede poco, solo per far capire che si è deciso di discutere anche di temi molto specifici in una fase che spesso invece è riservata solo a una fase appunto di progettazione e non di confronto con la cittadinanza. Quindi questo è il primo elemento che credo sia importante sottolineare. Altro aspetto che ritengo importante e venga sottolineato è che questa progettazione in realtà non nasce, in base all'esigenza di chiedere un finanziamento al Ministero dei Trasporti e di provare a fare un'infrastruttura, perché in realtà nasce a seguito di un importante processo di pianificazione che è stato avviato ormai più di 2 anni fa. Questo processo è funzionale alla redazione e approvazione del PUMS, Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, che è un piano di scala metropolitana, a cui tra l'altro noi abbiamo anche deciso di collegare l'adeguamento del piano del traffico cittadino. Questa è una scelta per rendere più coerenti possibili le scelte in tema di mobilità. Appunto, come dicevo, questo processo di pianificazione per la redazione del PUMS è stato avviato e ha individuato innanzitutto gli obiettivi, quali obiettivi si vogliono ottenere e poi quali azioni si ritiene sia necessario fare per raggiungere questi obiettivi. Adesso è chiaro che non ci possiamo dilungare eccessivamente su questo tema, anche perché la discussione sul PUMS e la coinvolgimento dei cittadini è stato fatto, però giusto 2 pillole. Allora, l'obiettivo è quello di ridurre
di circa il 30% di 440.000 spostamenti che oggi avvengono in auto, trasferire 440.000 spostamenti dall'auto, dal mezzo privato, a modalità ritenute più sostenibili. Tra queste sicuramente c'è il trasporto pubblico, oltre all'utilizzo della bici e spostamenti a piedi. Quindi questo è l'obiettivo di partenza, ovviamente perché non perché si vuole semplicemente ridurre il numero di auto, ma perché è con questa azione si ritiene di poter dare un contributo significativo e importante al miglioramento dell'impatto ambientale causato dal traffico veicolare e dall'altro anche per dare diciamo ci vuole anche quello per rendere più o meno noiose le presentazioni. Quindi appunto l'obiettivo di ridurre il numero di spostamenti in auto aumentando il numero di spostamenti sulle altre modalità. Questo è l'obiettivo del punto, perché ridurre il numero di spostamenti per ridurre l'impatto, perché il traffico veicolare indubbiamente in modo comprovato ormai a livello scientifico eccetera sulla la qualità dell'ambiente, ma in generale sulla qualità della vita delle nostre città. E quindi uno dei capisaldi delle azioni che rendono possibile questo raggiungimento di questo obiettivo è quello di aver immaginato una rete importante di trasporto pubblico che si basa su dei capisaldi, si basa in particolare su due pilastri a livello di dotazione infrastrutturale. Il primo pilastro è il servizio ferroviario metropolitano, per fare in modo che ci sia un effettivo funzionamento, efficiente, efficace funzionamento del servizio di trasporto ferroviario, che ha già un'infrastruttura importante, una dotazione, una ramificazione molto significativa nel territorio della città metropolitana, e collegare a questa rete portante del trasporto ferroviario una nuova rete portante del trasporto pubblico urbano attraverso appunto la realizzazione di una rete tranviaria. Questo perché, adesso la slide che è sotto mi aiuta anche a far comprendere che già oggi noi abbiamo una rete molto ramificata che porta tanti passeggeri, la rete urbana trasporta circa 360.000 passeggeri al giorno, sono 110 milioni di passeggeri all'anno del trasporto pubblico e sono numeri di eccellenza nel panorama non solo europeo, ma anche non solo nazionale, ma anche europeo. Però è chiaro che già oggi, se voi siete utilizzatori del trasporto pubblico, ha un elemento di sofferenza evidente. Quello che vedete lì, i pallini rossi, sono le fermate della rete del trasporto pubblico, quindi sono rappresentate nei pallini tutte le fermate, e quelle rosse sono le fermate dove nelle ore di punta si ferma più di un autobus al minuto, cioè la frequenza e quindi fa capire che già oggi nelle ore di punta la rete in cui gli autobus circolano con un'elevata frequenza, molto spesso le ore di punta sono pieni, ma se soprattutto su questa rete noi vogliamo portare più persone, cioè quelle 440.000 auto che non vogliamo più sulla strada, dobbiamo avere un sistema che abbia la capacità di trasportare più persone. E il tram ha sicuramente queste caratteristiche. Il tram è in grado di assorbire un numero di passeggeri maggiore di quello che potrebbe essere assorbito dalla rete del trasporto, dal sistema del trasporto pubblico su autobus o filobus, che hanno innanzitutto un limite di capacità, perché filobus e autobus non possono essere più lunghi di 18 metri, non possono portare più di 150 persone a bordo. E quindi già questa è una prima risposta evidente al tema di voler avere più passeggeri. Ma dall'altro ha anche il tram, rispetto a questi sistemi, una maggiore garanzia di comfort e regolarità, perché ha un sistema in sede propria che consente di avere la certezza del tempo di arrivo del mezzo successivo a quello appena partito, poter programmare meglio gli spostamenti e ha anche un'accessibilità migliore all'incarrozzamento a raso, la possibilità di avere un arresto, si chiama bersaglio, cioè il mezzo ferma esattamente dove c'è la banchina, con un sistema che si avvicina molto a quello delle metropolitane. Quindi un sistema che ha sicuramente le caratteristiche per garantire migliore qualità e maggiore capacità
rispetto al sistema della rete degli autobus e degli autobus. A questo punto l'obiezione che spesso viene fatta è: allora perché non fate una metropolitana? Perché la metropolitana è un sistema che sicuramente rispetto al tram è un gradino sopra a livello di automazione, garanzia, di regolarità, di comfort, però nel contempo è un sistema che per funzionare intanto deve avere numeri di passeggeri molto più elevati che non sono quelli riscontrabili in una città come Bologna, tant'è vero che le metropolitane ormai le fanno ormai solo nelle grandi città, città che hanno almeno 1 milione di passeggeri insediabili da solo all'autobus. E poi ha anche delle caratteristiche che vanno sottolineate, sotto se c'è una slide qui che bene, ecco, che venga evidenziata, che ha dei costi la metropolitana rispetto a tram di realizzazione e di gestione che sono molto più elevati e quindi si giustificano solo se l'utenza è tale da avere questo tipo di utenza. Tra l'altro una metropolitana per ovvi motivi costruttivi deve avere delle fermate che devono avere un passo molto elevato, cioè non possiamo pensare di realizzare fermate a distanza di 300-400 metri l'una dall'altra come è previsto nel progetto del tram, perché realizzare fermate in una metropolitana bisogna distanziarsi di almeno 1 chilometro o una dall'altra, e questo significa anche rendere avere un sistema meno capillare. Tanto è vero che le città che hanno le metropolitane ormai non hanno solo la metropolitana, hanno la metropolitana e hanno anche il tram, quindi è questo quello che sta affermando. Altre città, Parigi, Roma, insomma, anche città piccole che hanno fatto un passo forse un po' più lungo della gamba come Brescia, che è stato dato la metropolitana, ora stanno pensando, ma in realtà stanno partecipando come noi allo stesso bando di stare che dicevo per realizzare una rete tramviaria. E quindi queste sono le motivazioni che mi piaceva rappresentarle, perché spesso nel dibattito sono emesse queste tipo di obiezioni: perché non bastano i filobus, perché non bastano gli autobus, perché non fate una metropolitana, perché fate un progetto di una linea isolata dal resto. Penso, spero di aver risposto, ovviamente sono qui di rispondere in modo più articolato in caso di domande, però per inquadrare il tema. Dopodiché, altra cosa importante, che il tram non è solo un sistema di trasporto. La nuova, diciamo, fase, la nuova gioventù, la fase giovanile del tram in Europa, vi spiego meglio, ormai si è affermata negli ultimi 15 anni, 20 anni, una nuova era di sviluppo dei sistemi tramviari. C'è una mappa, adesso ve la faccio, eccola qui, dopo. Questa è una mappa che fa vedere qual è la diffusione dei sistemi tramviari in Europa ad oggi. I pallini rossi sono le città che hanno il tram, le blu o meno, le metropolitane, però il rosso che spicca è il tram. Quindi c'è da dire che negli ultimi 20 anni sono state numerosissime le città e negli ultimissimi anni anche l'Italia che si sono dotati di nuovi sistemi moderni tram. Questi nuovi sistemi moderni tram sono stati concepiti come sistemi di trasporto adeguati a città che hanno una dimensione come quella del nostro territorio, ma in più sono state, appunto, come dicevo, un'occasione importantissima di riqualificazione urbana. Quindi non solo sistema di trasporto, ma anche rifacimento, riqualificazione della città. Riqualificazione a 360 gradi, perché i tram sono l'occasione per rimettere a nuovo le reti dei sottoservizi che ormai segnano, diciamo, hanno sono entrati nella fase critica, no? I sottoservizi delle nostre città hanno già una vetustà tale che dipende sempre più con la necessità di interventi che sono o interventi programmati, ma purtroppo più delle volte interventi di urgenza, di sistemazione, di perdite di motore d'acqua, di motore del gas. Penso che tutti noi nella nostra città vediamo spesso questo fenomeno, non solo quando piove di più, ma in generale i fenomeni di degrado della rete dei servizi è molto evidente. Allora dice, il tram è anche l'occasione per rimettere a nuovo la rete dei sottoservizi, quindi dare una vita utile di qualche decina, se non un secolo forse eccessivo, però pensare a una prospettiva di 30, 40, 50 anni di vita utile di nuova rete di sottoservizi, e quindi con un rischio di danni in
imprevisti molto inferiore, perché con una rete nuova può capitare che si rompa qualcosa, ma è molto meno probabile che con una rete vecchia. E poi anche a livello superficiale è stata l'occasione per riqualificare strade, piazze, corridoi, in tutte le città. Adesso nel video avete visto alcuni esempi, però adesso chi non so di voi ha avuto la possibilità, la fortuna di poter visitare città del sud della Francia, non solo del nord della Francia, della Germania, ma anche di Italia, per andare a Firenze e vedere quanto questi progetti abbiano anche riqualificato la città. Quindi per cui il tram è anche visto come elemento non ostile, non di contrasto rispetto anche alla funzione dolce, la funzione diciamo così sostenibile della città, ma in realtà come elemento che si abbina perfettamente a questo tipo di visione. Prego. Altra cosa che vi ho accennato, come dicevo, le città in Europa, quelli in rossi, abbiamo visto poco fa, ma anche in Italia, sulla sinistra vedete le città che hanno in dotazione, in costruzione, sistemi di tram. Sulla destra vedete invece tutte le città che come noi hanno chiesto fondi al Ministero per poter realizzare, completare o realizzare ex novo delle reti delle linee tranviarie. Tra l'altro con una competizione molto accesa, perché noi abbiamo chiesto un finanziamento di circa 500 milioni per realizzare i 16,5 km della linea rossa di cui parliamo stasera, ma altre città hanno chiesto altrettanto, tant'è vero che rispetto ai 2 miliardi e 3 che il Ministero ha messo a disposizione, il precedente governo e confermato dal nuovo governo, ci sono richieste che superano i 6 miliardi, quindi è gara vera, cioè bisognerà vedere il Ministero quali progetti deciderà di finanziare. E quindi noi siamo in competizione, come vedete sulla destra, con quelle città che vedete rappresentate qui. Ho parlato dell'esempio di Firenze per dire anche un'altra, approfittare per dire una cosa che viene spesso emerge nel dibattito, cioè, ma no, voi mettete dei sensi unici, togliete dei stalli auto e quindi create una condizione insostenibile, cioè non vi rendete conto di quello che significa girare in auto oggi nelle città, tanto ci rendiamo conto, poi speriamo sempre che si possa migliorare, però è evidente che il presupposto è si realizza il tram, come dicevo prima, per togliere auto dalle strade. Questo non dobbiamo mai dimenticarci, partiamo dall'obiettivo iniziale dei 440.000 che dicevamo prima. E questo spesso funziona, a Firenze funzionava, anzi spesso funziona più di quello che si è previsto inizialmente. Firenze prevedeva di trasportare 7 milioni di passeggeri all'anno, sono subito arrivate a 13 milioni e hanno anche catturato, diciamo così, flussi diciamo, di persone che non avevano mai utilizzato il trasporto pubblico, quindi il tram diventa un sistema anche attrattivo per persone che prima di avere il tram preferivano indubbiamente l'auto al mezzo pubblico, viceversa una volta che hanno avuto la possibilità di utilizzare il tram hanno preferito il tram all'utilizzo del mezzo privato. Poi anche questa cosa qui colgo l'occasione per dire, come spesso anticipo alcune domande che poi adesso sto arrivando per ultimo, questo incontro permette di fare anche un po' la somma di tutto quello che è stato detto nei vari incontri. E ci si dice come si facciamo ad uscire dai pasti carrai, come fanno le ambulanze ad arrivare all'ospedale, come fanno a girare a sinistra, come facciamo ad arrivare a casa, come facciamo a caricare, a portare la merce nei nostri negozi. Tornando sempre alla slide dei pallini rossi, noi nel bene e nel male, forse in questo caso nel bene, arriviamo per ultimi in un percorso che ha visto N città in Europa, in Italia, che hanno affrontato gli stessi problemi. A questa risposta spesso si dice ma Bologna è diversa, Bologna è diversa, però Bordeaux è diversa da Milano, Milano è diversa da Firenze, Firenze è diversa da Vesco, ogni città è diversa dall'altra, e ovviamente c'è una specificità, però le soluzioni, la conoscenza, l'esperienza di soluzioni utilizzate in altre città può essere anche messa in campo nella soluzione. Tra l'altro la combinazione delle due cose, cioè avere tanti progetti realizzati in Europa in questi ultimi anni e un confronto pubblico come quello che stiamo facendo adesso anticipato rispetto ad altri problemi, riteniamo che ci possa consentire di creare un archivio di problemi e di soluzioni
che possano essere poi messi in campo una volta che si procederà con le fasi progettuali successive e soprattutto quando si arriverà al cantiere. Vabbè, qui adesso non mi dilungo, sono immagini che fanno vedere come dare il video quali sono state le soluzioni che sono state utilizzate in queste città che a cui facevo riferimento prima. Altra cosa che si vedeva anche da queste immagini, ho emesso negli incontri, il tram diventa una lingua, diciamo, in mezzo alla carreggiata di infrastruttura insormontabile, una barriera dove nessuno può passare più, diventa una specie di muro, diciamo, di separazione tra parte e tra. Non è assolutamente così, avete visto dalle foto. Innanzitutto, sì, il tram gira sulle rotaie, legate nell'asfalto, e è una sede che quasi per il 95% del tracciato è riservata solo al tram. Questo è confermato, perché altrimenti non avrebbe senso farlo se dobbiamo mettere in promiscuo con altri mezzi. E questo è vero, ma è una corsia riservata affinché si possa garantire efficienza e regolarità al servizio. Ma non è che sono dei binari insormontabili, sono riconoscibili, ma sono assolutamente sormontabili. Quindi in caso di necessità, in caso i vigili del fuoco devono andare a spegnere l'incendio, in caso l'ambulanza deve portare un apparato all'ospedale, possono assolutamente utilizzare anche il canale stradale riservato al tram per spostarsi, anzi in certi casi anche più velocemente, perché è evidente che essendo una sede in cui i tram si possono fermare quando si vuole perché sono controllate a distanza, l'ambulanza può passare. Quindi è un riepilogo delle questioni che sono emerse. Quindi, detto questo, il video faceva vedere già ora in questo racconto che abbiamo fatto con tutta la lunghezza del tracciato, siamo arrivati nella parte di questo quartiere in cui sostanzialmente sono ancora aperte due ipotesi alternative. In realtà, come già descritto per l'attraversamento del centro con via Indipendenza, come già detto per il passaggio nella zona, diciamo, vicina alla sede del quartiere abbandonato, nella parte appunto di via Gavaglia, via Spadolini, ci sono appunto in tre punti, i due che ho detto, e questo è più bello stasera, delle alternative di tracciato, no? Quindi c'è un tracciato ritenuto più adeguato da parte dei progettisti, e ci sono anche delle opzioni alternative. In questo caso stiamo provenendo da lungo la via San Donato, venendo da via della Repubblica, e arriviamo a via Pirandello. A quel punto sono due ipotesi di tracciato: o la svolta a destra su via Pirandello, quindi l'ingresso da via San Donato su via Pirandello, o viceversa la prosecuzione dritta su via San Donato, sempre per andare poi a ricongiungerci all'altezza della facoltà legale. La scelta di tracciato preferita è quella del passaggio su via Pirandello per garantire una maggiore vicinanza agli insediamenti residenziali, per fare modo che diventi un sistema sempre più, cioè diciamo che sia più adeguato a rispondere alle esigenze delle persone. È chiaro che il tram non sarà sufficiente a soddisfare tutto il fabbisogno di trasporto, della domanda di trasporto pubblico del quartiere, perché oggi qui c'è una rete molto ramificata, 20-35, ma comunque una rete che consente di arrivare molto capillarmente. Allora bisognerà trovare un mix tra la rete tranviaria, che sarà quella portante, e le reti di adduzione, che dovranno comunque garantire il raggiungimento anche di punti che il tram non potrà, arrivare col tram dappertutto, non avrà maniera principale, però con le linee di trasporto pubblico complementari a queste del tram. Ora, il disegno della rete di trasporto pubblico non è ancora stato pensato, perché effettivamente, cioè, pensato nella sua logica ma non nella sua effettività, c'è tempo, perché capite benissimo che se noi oggi stiamo facendo il progetto preliminare del tram, poi dobbiamo fare comunque definitivo, esecutivo, cantieri, avvio dell'esercizio, stiamo parlando di un tempo che ci porta circa 6 anni, forse 7 da oggi, ad avere il tram deciso. È chiaro che riorganizzare il trasporto pubblico su gomma è molto meno complesso che realizzare una linea di tram, quindi è chiaro che ci sarà modo di organizzarlo anche in relazione al confronto che si fa con i cittadini, con i quartieri, con le istituzioni, però la logica è quella di creare un sistema di adduzione al sistema tranviario. Appunto, come dicevo, qui vedete rappresentata la prima tratta, quindi stiamo provenendo da via San Donato
nel tratto di via San Donato che si avvicina a via Torre Pirandello, il tram che è quello che si vede in grigino più chiaro in mezzo, adesso si vede abbastanza bene, no? Qui c'è la sede stradale, la cartella stradale, c'è un grigio scuro e un grigio chiaro. Il grigio scuro è la strada che rimane per l'utilizzo per le auto private, come oggi. Il tratto chiaro è la sede stradale che viene invece riservata al tram. È una sede stradale larga poco più di 6 metri che contiene 4 binari per consentire il passaggio del tram nelle due direzioni. Poi appunto dicevo, una volta arrivata all'intersezione con via Pirandello, cioè, San Donato resta doppio senso. La San Donato resta doppio senso, in questo tratto le auto possono circolare in entrambe le direzioni. E così come la via, siamo già in Pirandello? No, siamo ancora a San Donato, quella da prima, si vede qui c'è sempre grigio scuro, grigio scuro. Vuol dire che qui grigio scuro vanno verso il CAB e qui vanno verso il centro. E poi invece arrivati appunto all'intersezione con il Pirandello, come vedete anche qui il Pirandello rimane a posto in senso di marcia per le auto private. Il tram rimane al centro della strada e poi in quel punto, cioè in questo punto, siamo qui davanti, è prevista una fermata. Le fermate possono avere due caratteristiche, vi illustro questa prima caratteristica. Come vedete c'è un'unica banchina centrale che svolge la funzione di fermata in entrambe le direzioni, perché un'altra cosa che ho dimenticato di dire è che il tram, questo lo fa somigliare molto al sistema di metropolitana o a un treno, perché ha la possibilità di avere l'apertura delle porte in entrambi i lati, a seconda ovviamente della direzione. Quindi in certi casi, quando le banchine sono all'autostrada, le porte si aprono sulla destra, quando la banchina è centrostrada, le porte si aprono sulla sinistra. Ovviamente, come di voi frequentano la metropolitana, la voce automatica dice attenzione, apertura a sinistra, attenzione, apertura a destra, quindi lo spiegate, in ogni modo il sistema non permette di aprire le porte nella direzione sbagliata, quindi soprattutto anche qui tutto quello che già avviene da molti anni in molti settori. Però appunto dicevo, c'è questa fermata molto importante e baricentrica che consente di scendere in entrambe le direzioni. Poi proseguendo appunto c'è questa fermata a pilastro, che è una fermata diciamo sicuramente, ecco qui vedete le banchine invece sono differenziate, no? Le banchine sono, siccome qui invece il tram si sposta su diciamo un lato della strada, in questo caso no? La circolazione è a senso unico e il tram invece è collocato sul lato, le banchine sono separate nelle due direzioni. Poi, dopo ci sono delle immagini, però adesso qui non vedo, forse sono nelle slide, perché qui sono state fatte sulla fermata a pilastro anche delle, diciamo, si stanno facendo anche, sono stati fatti gli approfondimenti, come andiamo a vedere le immagini, si stanno facendo dei ragionamenti su come rendere più, meglio correlata la fermata a pilastro con, diciamo, la parte del quartiere, quindi anche con delle soluzioni architettoniche di riqualificazione della zona. Adesso non so se riusciamo a vederle, dunque dovrebbe essere dentro a vediamo pavimenti di tracciamento alta. Scusate perché poi ho anticipato che purtroppo non riuscire ad essere presente l'ingegner Gubbi, che è il gruppo dell'intervento, che francamente lo conosce molto meglio di me, ma spero di non dire delle grosse sciocchezze. Del modo c'è, come diceva prima, la soluzione dà la possibilità anche di avere degli incontri guidati, non abbiamo dimenticato di dirlo, ma se c'è la necessità di un approfondimento specifico, qualcuno di voi abita in un punto e vuole avere una risposta più di dettaglio rispetto a quello che capiterà davanti a casa, c'è la possibilità anche di prendere un appuntamento e di vedere fino a tutto. No, non è questa. C'è l'ultima visione che si vedeva bene, era vicino alla chiesa, cioè sì, 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 volevo far vedere proprio questa, proviamo questa qui perché c'era una sempre alta. Proviamo a vedere questa, una di queste.
E questo significa che il Ministero
continuità con quello precedente, vuole dare continuità a queste richieste, facendo in modo che di fatto ci sia una risposta che nel tempo possa essere data a tutte le richieste che vengono fatte. Però c'è un'altra cosa importante che va sottolineata, è che è chiaro, evidente nel bando ministeriale che viene valorizzata al massimo la coerenza dei progetti con l'impianto di pianificazione. E addirittura c'era la versione iniziale che Genova sono le uniche due città che hanno un PUMS adottato insieme al progetto presentato. Se invece viene seguito quello che è stato fino ad oggi detto, e credo che ci siano le condizioni, possiamo assolutamente ritenere che Bologna possa essere una delle città che già nel primo bando, in questo primo bando, possa avere un finanziamento importante su questo progetto. E mi sentirei dire che quasi certamente verrà finanziato, adesso poi magari bruciamo le dita. L'unica cosa in cui invece non si può avere la certezza è che sarà finanziato tutto il progetto. Questo bisogna dirlo, quindi c'è la ragionevole certezza che il progetto verrà finanziato, il progetto di Bologna, che noi il nostro tram verrà finanziato. Non è detto che ci finanzino tutti i 515 milioni che sono stati chiesti, 515 milioni. Se ne potrebbero finanziare meno, questo sì. Allora, questa sì che sarà una valutazione che dovrà essere fatta solo nelle misure in cui conosceremo l'entità di questo finanziamento. Bisogna decidere a quel punto cosa fare. Sostanzialmente ci sono due possibilità. O si fa un lotto funzionale con i soldi che ci danno, se ne danno meno, si fa, si arriva fino a dove si può arrivare, ovviamente cercando di avere un lotto che sia funzionale, oppure si cercano le risorse per completare la parte di finanziamento che il Ministero non dovesse mettere a disposizione. Questi sono due scenari entrambi possibili, ma si valuteranno solo in base all'esito di questo finanziamento, che ovviamente non saranno necessari se invece, diversamente da quello che ho appena ipotizzato, dovesse essere finanziato tutto quello che abbiamo detto. Per i motivi di buona concorrenzialità che riteniamo di avere, che spero di avere. Francesca Villani, consigliere di quartiere San Donato Sanitale. Io in realtà mi faccio portavoce di alcuni dubbi che mi sono stati posti, lo faccio a voi, magari può essere utile per anche per gli altri presenti. Il tema dei parcheggi su via Casini e a volte su ci sono diverse auto in sosta anche su via Pirandello, quando il centro commerciale è pieno o quando il palazzetto dello sport accoglie diversi eventi sportivi. Mi chiedono che cosa succederà ai parcheggi, e essendo comunque l'area residenziale popolata. E via Prati, compresa via Prati. Allora, complessivamente il sistema tranviario nasce con l'idea di rendere meno necessario l'uso dell'auto e quindi alla riduzione del numero di auto. Quindi questo bisogna sempre sullo sfondo ricordarci. Però detto questo, so che nella versione iniziale circolata del progetto, che è stata anche poi oggetto di dibattito sui social molto, molto acceso e animato, nasceva da una valutazione iniziale che correttamente era stata fatta in un certo modo, era stata visto il tracciato dove passava e si erano evidenziati tutti i punti, tutte le tratte interferite dal tracciato, e quindi si erano andati a contare gli alberi e la sosta che veniva interessata al progetto, e si era dato un numero che è stato anche circolato, i famosi 1200 stalli auto. Ma quello era relativo alla necessità, anche col poco tempo che si aveva, di vedere cosa il tram poteva mettere in discussione, ma non che necessariamente andava a togliere. Perché, sapendolo già da prima, il lavoro poi è stato completato nei mesi successivi, da dicembre ad oggi,
sono state fatte delle valutazioni più puntuali di cercare di capire come quei posti tanto potevano essere eliminati in numero inferiore a quello che era stato ipotizzato e poi quali potevano essere le soluzioni per recuperarne dei posti. Nel progetto, che tra l'altro è pubblicato a rete, c'è anche il dettaglio del bilancio sosta strada per strada, qui vedete lo straccio di questa differenza. Però anche sul base, sul cumulo, sullo stimolo che ci viene anche dal quartiere, ovviamente questo è un lavoro che possiamo anche abbinare a quello che dicevo prima sull'organizzazione del trasporto pubblico su gomma. Cioè noi dobbiamo lavorare a cercare della compensazione degli stali sosta, magari non tutte le zone hanno lo stesso valenza, chiaro che una zona residenziale come questa ha un fabbisogno maggiore magari di altre zone. E quindi continuiamo nella ricerca di sosta. Però mi preme anche farvi un ragionamento che è stato fatto anche sotto tavolo paricale. Non limitiamoci a fare solo un ragionamento di carattere quantitativo, cioè quanti posti vengono eliminati e quanti posti vengono ripristinati, che è uno degli elementi ma non l'unico. Premesso che ciascuno di noi ha bisogno di un solo posto, adesso capisco che è un'estremizzazione del ragionamento, però è così. Allora, qual è il problema? Adesso io cito anche il caso, per esempio, di Borgo Panigale, ma qui in prospettiva potrebbe diventare anche un problema per questa zona. Allora, a Borgo Panigale ci sono delle, proprio all'altezza del villaggio Ina, dove c'è oggi Capolina del 13, la sosta è libera. Premesso, nessuno sta pensando di mettere sosta a pagamento, adesso non stiamo parlando di questo, però la sosta è libera. Chi prima arriva prende il posto. Quindi che fenomeno succede lì? Il fenomeno succede è che arriva l'auto proveniente da Mignola, non so, dall'alto comune, parcheggia alle 7 di mattina in Via Normandia, lascia la macchina lì fino alle 8 di sera e la va a riprendere quando finisce di lavorare. Questa occupazione è dannosa sia per il residente, che quando rientra a casa alle 6 di sera o alle 6 e mezza prima di lavorare non trova lo stallo occupato e si deve allontanare dalla tua abitazione per cercare un posto altro, e è dannosa per il negoziante che si trova a non avere davanti al negozio un posto fruibile perché quell'auto glielo occupa tutto il giorno e quindi è uno stato che c'è come se non ci fosse perché è occupato. Allora è chiaro che se per esempio quel tipo di utenza, come si sta pensando a Borgo Panigale, viene spostata e obbligata a dover parcheggiare nel parcheggio di interscambio, si crea una quello stesso stallo diventa più virtuoso perché durante il giorno può essere utilizzato da più clienti del negozio e durante la notte può essere usato da residenti. E questo si può fare con vari meccanismi, cioè non è che il pagamento è l'unico meccanismo, le regolamentazioni, i rischi orari, ci sono vari sistemi per renderlo possibile. Quindi credo che al di là del numero di posti da recuperare bisogna anche ragionare sul modello organizzativo della sosta, che in alcuni casi può essere anche più efficace di un puro e mero ragionamento quantitativo. Poi lo vedremo zona per zona, una zona ha la sua differenza, qui è una zona diversa da altre, nessuno vuole banalizzare il problema e diminuirlo né dire lo risolviamo così e non serve recuperare i stalli. Però vorrei che si ragionasse anche di questa cosa qui, quindi bisognerà fare un ragionamento in cui nei prossimi anni carattere quantitativo, trovare dove si possono recuperare gli stalli, ma lo abbinerei anche a un ragionamento di carattere gestionale qualitativo, perché altrimenti rischiamo di, anzi, il paradosso è che il tram potrebbe diventare un attrattore di flussi e quindi supponiamo che a quel punto ci sia qui il capolinea o la seconda fermata per la terza di via Pilastro. E vi dico, supponiamo che in via Michelino per andare a parcheggiare si paghi un euro o due euro per parcheggiare tutto il giorno. E quindi l'utenza ha una tariffa agevolata, non è una tariffa piena, ma lì per andare a prendere il tram e fare l'interscambio paga 2 euro, okay? Al giorno, è poco, ma paga un euro, paga pochissimo, paga 2 euro. E poi prende il tram e paga il biglietto del tram. Viceversa, viene in via Pirandello, non paga nulla, perché non c'è nessuna regolamentazione. Quindi ci potrebbe essere un'utenza, tra virgolette, parassita, chiamiamola così, che va, allora se noi diciamo recuperiamo tutti gli stalli che si perdono, anzi ne creiamo di più, facciamo un parcheggio grande, rischia di essere nella logica dell'utente un punto attrattivo, perché dici io non pago, il tram ci passa uguale, e invece andare a parcheggiare a Michelino che pago quell'euro al giorno, vado a parcheggiare a via Pirandello che non pago nulla e ha lo stesso sistema.
Quindi attenzione a dire creiamo dei parcheggi, perché se noi creiamo maggiori spazi di sosta possiamo avere un effetto contrario a quello che vogliamo ottenere. Per questo teniamo sempre insieme la quantità e la qualità e la gestione. Spero di averlo spiegato bene, ma in tema mi stavo proponendo. Però non c'è ancora il plan. Vediamolo quando ci sarà il plan. Io ragionavo in prospettiva quando c'è il plan. Qui è solo residenziale, poi la parte commerciale è solo qui, in corrispondenza del centro commerciale. Un po' anche nel centro. Vabbè, stiamo ragionando tutto su ipotesi, capisco anch'io che nella fase attuativa si va nel particolare e si cerca di risolvere i problemi, perché penso a Via Frati proprio, e lì c'è lo slargo, ma insomma togliere dei parcheggi è un problema serio, per fortuna siamo in un posto dove altre aree sono disponibili e quindi si potrà studiare e rimediare questo. Approfitto della parola, posso? È stato accennato diciamo che con l'introduzione di questo nuovo metodo di trasporto ci sarà una riorganizzazione anche degli autobus dove c'è l'interconnessione. Ecco, qui in particolare al pilastro va riconsiderato il servizio complessivo del trasporto pubblico, in maniera tale che non si venga a perdere niente di quello che c'è già. Anzi, io direi che per certe linee che adesso fanno il servizio solo feriale, sarebbe opportuno approfittare di questa occasione, magari anche prima, per estenderle anche nei giorni festivi e prefestivi. Nient'altro. Sì, parte dell'ingegner Carlini avrà già detto alcune cose su questo, però l'intervento di Oscar mi trovo molto d'accordo, nel senso che è importante che il tram crei delle opportunità ulteriori, non ne vada a perdere. Quindi, e come è stato detto anche prima dall'ingegner Carini, attorno al percorso del tram occorrerà lavorare sulla creazione di alcune linee di trasporto pubblico su gomma che portano, diciamo, a linee di adduzione verso il tram, che comunque coprono quelle strade, quelle zone dove appunto il tram non c'è. Quindi, faccio l'esempio di quello che mi viene in mente più, in maniera più evidente, soprattutto mi viene in mente via Salgari e via Pazzini. In quei luoghi lì sarebbe importante appunto ragionare, però adesso è ancora prematuro capire qual è esattamente il giro che fa, però ragionare su una linea del trasporto pubblico su gomma che mantenga comunque un'opportunità di collegamento con il tram stesso, con altre zone della città. Quindi questa è sicuramente una richiesta che il settore mobilità ha già presente, cioè Carlini è già presente, l'assessore è già presente, perché è una richiesta che abbiamo fatto già come quartiere a suo tempo, e vale appunto anche per altre zone, perché per esempio nella zona di San Donato più centrale è chiaro che non ci sarà il 20 come lo conosciamo adesso, no? Che va dal pilastro fino al capolinea dall'altra parte della città, però è chiaro che si va a pensare se il tram
fa un pezzo di via San Donato, poi gira su Viale della Repubblica, bisogna pensare ad una linea che da Viale della Repubblica, dalla zona del mercato Sonato, per dire scavalli il ponte, ti porto fino a via Ernerio, ti porto fino a via, diciamo, via Indipendenza, al centro, ecco, quindi, perché non tutti passano da Viale della Repubblica, c'è bisogno anche di andare, di continuare a fare la tratta di via Ernerio, in zona di via San Vitale, quindi c'è questo ragionamento, lo si ha ben presente ed è importante appunto farlo nel momento in cui sarà opportuno. Per quanto riguarda i parcheggi, qui sta continuando lo sforzo dell'amministrazione a capire dove si possono recuperare. Adesso mi viene in mente, ma lo dico così al momento a titolo personale, però ci sono tante aree su cui appunto si può lavorare, immagino le aree messe sud, le aree pioppe, lì dietro appunto il pilastro, dietro via Sighinolfi. Quelle sono zone su cui comunque una parte di parcheggi, a mio avviso, penso che possano essere recuperati, quantomeno questa sarà la proposta del quartiere di recuperarli. Teniamo conto anche che ci sono molte aree parcheggio al pilastro che vengono utilizzate magari di giorno, ma di sera non sono assolutamente utilizzate, perché il parcheggio di via Ada Negri piuttosto che il parcheggio di via Pirandello sono sempre vuoti, Ada Negri magari un po' di più, ma via Pirandello quando non ci sono delle partite non viene assolutamente utilizzato. Anche lo stesso parcheggio del centro commerciale, io di là ci passo molto spesso, anche di sera non è che venga utilizzato moltissimo. Quindi non sto dicendo che i parcheggi che ci sono adesso sopperiranno al taglio dei parcheggi lungo la tratta del tram. Dico che questo ragionamento, insieme ad altri ragionamenti che dovranno portare ad un ulteriore recupero della sosta, almeno questo è quello che noi chiediamo a chi si occupa della progettazione, potranno in buona parte sopperire a quello che è, cioè, il sacrificio della sosta fatta di via Casini e via Sighinolfi e via Frati. Scusate, una domanda. L'alimentazione, cos'è? La rotaia? L'alimentazione? Allora, no, l'alimentazione è intomata, è elettrica e aerea, però non lungo tutto il tracciato, perché grazie alle nuove, diciamo, evoluzioni tecnologiche, molti tratti possono essere alimentati dalle batterie, quindi la maggior parte del lungo tracciato ci sarà un'alimentazione aerea con un'elettrificazione. Poi alcuni tratti, ad esempio tutto l'attraversamento del centro storico, sarà senza lineare di alimentazione, perché sarà possibile garantire il completamento di quel tratto attraverso le batterie che sono a bordo e che si ricaricano durante il periodo in cui invece va all'alimentazione elettrica. Ci saranno anche altri punti, come il sottopasso ferroviario di via San Donato, in cui anche lì non ci darà l'alimentazione perché lì c'è un problema di altezza e anche in quel pezzo staccherà dalla fermata prima. In genere questo stacco avviene tra una fermata e una fermata, quindi sono dei tratti tra le due fermate in cui non c'è attaccato il pantografo e va in una batteria. Poi è la fermata dove finisce la cosa, si riattacca e parte con l'alimentazione. Visto lei la linea, scusate, la linea è la tranvia di Padova. Di Padova? Padova è l'altra cosa, Padova glielo spiego, secondo, scusi, un secondo. Scusi, non posso rispondere. Sono in un lavoro. Allora, Padova è un'altra cosa, perché Padova non è probabilmente un tram, perché Padova è, diciamo, è quella fase, se vogliamo dire, non felicissima dell'esperimentazione dei sistemi un po' a metà tra il tram e il filobus, come abbiamo avuto noi, cioè è un sistema in cui c'è una via guidata attraverso un binario centrale che fa la guida del tram, però non è un tram vero e proprio. I tram oggi sono di due tipi, cioè le limitazioni sono in realtà di tre tipi. C'è l'alimentazione tradizionale che pesca dall'alto, quindi il pantografo si lega e dall'alimentazione.
Può essere un altro tipo di alimentazione che è stata sperimentata all'inizio anni 2000, che garantisce l'alimentazione da una terza rotaia nel supporto, che alimenta solo durante il passaggio del pram, che però alla lunga ha dato alcuni problemi, quindi non è più stata realizzata, l'ha realizzata a Bordeaux, l'ha realizzata in altre città, però non è più realizzata. Poi c'è una terza tipologia, che è quella che stavo descrivendo, che sfrutta le batterie, in realtà sfrutta o batterie o supercapacitori, però diciamo che è la stessa cosa, e quindi è un sistema misto che consente di avere in alcuni tratti l'alimentazione elettrica e in alcuni tratti l'alimentazione a batteria. E noi siamo iniziati a studiare, a imporre in fase di gara questo tipo di modello. Modello che andrà in parte alimentato con cavi aerei, in parte attraverso le batterie a bordo che consentono di non avere cavi aerei. Mentre abbiamo deciso di non ricorrere a sistemi alternativi che prendono la captazione dal basso, perché proprio per i motivi che vi dicevo, che ha dato qualche problema nelle città dove è stata introdotta. Buonasera, io ho messo a punto diverse domande dopo aver fatto anche l'incontro che è stato fatto al GRAF l'altra sera. Intanto le chiedo, sentendo di Torna Viale della Repubblica, gli alberi restano o no? Questa è una cosa che, insomma, c'è una bella letteratura in Viale della Repubblica, se ho capito bene passerebbe proprio di lì. Rispetto al, andando al pilastro, abiti in via Casini, il problema della sosta in via Casini, faccio presente che essendoci quattro torri che in uno spazio ristrettissimo hanno oltre 400 famiglie, poi mettiamoci anche la chiesa e la caserma dei carabinieri di Venire e la biblioteca, insomma c'è una condizione oggettiva di abbastanza affollamento. Con questo indubbiamente 10 volte meglio che passi in via Casini, cioè, e che qualcosa ci passi dentro sto pilastro, santo cielo, santa parfora, no, ecco, insomma, questo è mi sembra sostanziale, anche perché mi sembra sostanziale anche a livello ideologico che chi va a Meraviglia in autobus passi attraverso il pilastro, così magari lo vede, lo guarda anche, vero? Cioè, capisce che non ci sono i marziani, magari, insomma, cioè, potrebbe essere una cosa anche quella. Volevo dire una cosa, se da qua al 2026, ecco, tutto quello che lei ha detto, 2026, che si riferisce, e anche i prezzi, i costi, si riferisce solo alla linea rossa. Nel frattempo però non dimentichiamoci che da qua al 2026 gli autobus dobbiamo continuare a usarli, insomma, cioè qualcosa bisognerà pure fare per questi 6 anni per TIPER, perché insomma abbiamo capito che il messaggio che lei ci ha dato, siamo al limite delle potenzialità del trasporto su gomma, però qualcosina spero che si riesca ancora a fare. Rispetto alla metropolitana vorrei dire, ma la gente che la usa rispetto alle barriere architettoniche, la metropolitana è fatta per giovani baldanzosi, provate, cioè io sono stata a Milano con le bimbe piccole, provate a prendere una metropolitana con una carrozzina, non parlo di disabili, parlo di giovani con le carrozzine, non è possibile. Adesso, e ci sono stata di recente, hanno messo degli ascensori, ma questi coprono solo le fermate principali più centrali. Allora se tu devi prendere, sei anche attrezzato con un ascensore in Piazza Maggiore, poi arrivi in via Pirandello e devi fare scale, se hai la carrozzina è un casino. Quindi la metropolitana, tutti quelli che parlano di metropolitana non hanno presente cosa vuol dire andare su e giù per le scale. Sì, no, più o meno le cose che ha detto confermano quello che stavo dicendo. Sì, sulla Repubblica gli alberi che sono non a centrostrada ma tra la strada e il controviale rimangono dove sono, perché invece il tram va a ridurre la dimensione della carreggiata stradale, questo sì, perché è evidente che un po' di spazio deve occupare. Anzi, il ragionamento che avevo raccontato la volta scorsa è che pur sapendo di cosa può comportare in termini di sacrificio della carreggiata stradale, su via Aldo Moro, che ho fatto prima, si è scelto
di salvaguardare via l'alberato dei platani che è al centro della strada di via Rodomoro e allocando invece tram sulla parte nord della carreggiata e lasciando le auto solo sulla parte sud. Quindi qui è proprio stata una scelta, una volontà, perché poteva essere l'alternativa l'idea di dire facciamo il tram in mezzo, buttiamo giù tutti gli alberi e lasciamo le auto dove sono. In quel caso tra gli alberi e le auto si sono salvati gli alberi. Questo è stato proprio volutamente nel processo. Sulla sosta abbiamo detto, sì, ribadisco, sì, inizia l'attenzione, il Presidente farà assolutamente marcherà stretto, ribadisco il punto di vista che dicevo, la gestione, perché tutelando i residenti, poi vero per l'intervento che si è venuto il Signore, sono più residenti, ci sono modo per tutelarli con forme organizzative, contrassegni, fare in modo che evitare l'effetto contrario, perché si può a volte generare anche con un aumento di capacità di sosta, questo, però ci ragioneremo. Sì, l'effetto che ha detto lei sull'autobus è già in bagaglia. Detto questo, bisogna che le altre cose sono condivisibili e anche diciamo il sì, sì, più o meno mi sembra che sia stato considerato sulla metropolitana, assolutamente d'accordo sulla complessità e l'accessibilità che è molto più complessa, soprattutto per persone anziane, persone disabili, bambini, sicuramente la metropolitana bisogna pedalare, bisogna camminare, perché oltre a quello bisogna considerare che da una fermata all'altra sono molto più distanti, quindi se uno arriva in una fermata mediamente deve percorrere 500 metri per andare alla destinazione, perché si trova tra quelli che poi hanno la fortuna di avere la fermata nel punto di origine e destinazione, bene, ma gli altri devono fare molta più strada a piedi di quella che invece dovrebbero fare scendendo alla fermata del tram, che è circa diciamo il doppio di fermate rispetto a quelli che avrebbero avuto. Buonasera, mi chiamo Beatrice, abito in Ada Negri che si collega con la via Casini, quindi io per arrivare a casa devo fare la via Casini e volevo capire, visto che il discorso di non usare auto io lo condivido, però purtroppo non potrò fare senza l'auto perché la zona dove lavoro io non è servita neanche dagli autobus, il periodo che sono andata a lavorare in autobus e dovevo fare tutta la Stalingrado a piedi ed è sicuro sotto il sole è terribile. Quindi spero che comunque ci sia più, come posso dire, attenzione alla insomma essere più capillari nell'integrare il servizio tramvario, perché è fondamentale che le due cose vadano di pari passo. Io vorrei garantire di potermi spostare col tram e gli autobus senza usare la macchina. Ecco, cioè che sia veramente, perché a tutt'oggi comunque il sistema tramviario non è integrato bene, ci sono posti purtroppo che non sono, pur essendo a Bologna, non sono raggiunti dagli autobus. Premesso questo, vorrei capire meglio la via Casini. Ah, io sono in Stalingrado, perciò voi in Stalingrado me l'avete. Stalingrado. Stalingrado, visto che il tram non si arriva, cioè si ferma in via Aldomoro, dopo io da lì da Aldomoro non c'è più nulla. Perciò non ci sono autobus che arrivano all'altezza dove lavoro io. Sì, poi tra l'altro ci verrà il polo tecnologico, tra l'altro ci sarà il polo tecnologico, sì, comunque è una zona piena di uffici, insomma è abbastanza, si sta ingrandendo, ma va bene, comunque a parte questo che tanto, insomma io spero in questa integrazione stretta fra autobus. Volevo capire, ma gli autobus diminuiscono come numero considerando che viene inserito il tram? E altra domanda è esattamente via Casini che tipo di trasformazione ha? Perché abbiamo parlato che mancheranno dei posti auto, mancheranno tutti o solo si potrà parcheggiare da una parte?
ci sarà la possibilità di passare con le auto o ci passerà solo il tram perché comunque avrà le due linee o avrà solo l'andata? Cioè volevo capire meglio il tram. Quindi il tram andrà in entrambe le direzioni. Allora le auto rimanterranno una sola corsia. Però quella corsia rimane, cioè lo spazio è, per questo si perdono i posti auto, questo è evidente, sul lato. Cioè, tutta la via Casini. Tutta la via Casini ha questa caratteristica. Restano, sì. 20 metri a senso unico verso il Pietrandello, verso il Pietrandello. Però anche lì, come abbiamo detto anche per Pietrandonato, questa è un'ipotesi iniziale, ma si può assolutamente ragionare anche di vedere nel caso di vengano delle obiezioni o siano valutate. Però è chiaro che lì purtroppo non c'è lo spazio per lasciare le due corsie di marcia e il tram è a certe direzioni e l'auto rimane in una sola corsia di marcia, quindi chiaro che comporta la riorganizzazione di sensi di marcia complessivi. Sulle soste abbiamo detto che bisogna cercare degli spazi, però è molto importante anche la tavola che citavo prima, che non sto trovando, però dei ragionamenti li stiamo facendo anche per garantire una maggiore riqualificazione della permeabilità da questa fermata del pilastro verso il comparto, no? Quindi fare in modo che ci sia anche una riqualificazione di quale strada, una priorità pedonale, quindi abbinare all'infrastruttura una riqualificazione dell'area. E quindi questo, poi è chiaro che è evidente che lì per far passare il tram si vede che la corsia di marcia è la sosta al netto di quelle cose che abbiamo detto, cioè bisogna trovare le compensazioni, però appunto ribadisco ancora una volta che cerchiamo altri posti, cerchiamo di vederli, ma dobbiamo anche fare in modo che ad esempio quei posti a pettine non siano necessariamente per tutti, no? Non so come dire, che siano, garantiscano ai residenti Vabbè, se sono, non so se sono. Bisogna fare in modo che non si, cioè bisogna arginare il rischio che ci sia qualcuno che arrivi da Granarolo e dire ma che bel parcheggio, va lì, parcheggio lì e prendi il tram, questo è un modo. Sicuramente l'unica soluzione non è mettendo più posti, perché a quel punto il Granarolo diventa ancora più allettante. Bisogna trovare un equilibrio. Chi lo fa invece con interscambio potrebbe lasciarlo fino alle 8 di sera. Il residente che rientra alle 6 non è che poi non parcheggia, perché magari va a parcheggiare 400 metri più là, però si crea questo effetto che non ha senso, perché tutti sono penalizzati, perché poi quello che magari arriva alle 8 e deve andare a 400 metri di distanza è costretto ad andare in quei posti a pettine che nel frattempo il pendolare è liberato. Quindi questo di gestire la sosta in modo un po' più ragionato è molto importante. Io lo metto sullo stesso piano rispetto alla quantità, qualcuno mi dirà di no, intanto facciamo, riequilibriamo le strade, ma dal nostro punto di vista ha la stessa dignità, la stessa importanza della quantità, perché se noi poi abbiamo degli spazi ma non siamo in grado di organizzarli, rischiamo di renderli poco funzionali all'obiettivo che hanno. Magari senza mettere il pagamento, o perché no, però bisogna ragionare. Bisogna fare direttamente, in centro quello che funziona è il nostro pagamento, invece di tutto. No, però chi ha il centro può battezzare, ma questa è una possibilità importante, questa, se il territorio lo gradisce, perché no, si può anche ragionare in questi termini. Oppure si ragiona con il disco orario, si ragionisce come ho fatto le zone isolate, come ho fatto la birra, che è la zona della birra di Borgo Panigale, in cui non era possibile mettere la sosta, che è anche economica, allora si è fatto una cosa che ha un disco orario, da cui sono esentati i residenti. Anche questo è un'altra possibilità. Ma
questa è una possibilità, ad esempio, no? Non c'è il pagamento, c'è il disco orario, se tu sei residente non devi mettere l'orologio, se sei non residente metti l'orologio, in quel caso il pendolare non può più utilizzarlo perché quando gli scade l'orario prenderebbe la multa e non importa che la multa la prenda tutti i giorni, perché basta che la prenda una volta al mese, ti passa la voglia di quindi no, vale, bisogna studiare, non lo so, ma le cose complesse, le cose semplici che di cui si può lavorare insieme. Ma c'è tempo per lavorarci insieme. Può essere che al capolinea, alla gravia, si passa un parcheggio per quelli che di fatto arrivano da fuori, perché c'è della gente che viene anche a portare il luce, che arriva da Sagrada Rossa. Sono altri interventi? Il doppio binario c'è solo all'ingresso fino alla prima fermata di via Pirandello o c'è in dappertutto? Dappertutto anche in via Frati? Quindi tutto doppio binario, fuori che il tram di San Donato sotto i ponti, se ho capito bene. No, c'è quello doppio binario. Doppio binario? Non è proprio, l'unica differenza lì è che le auto possono circolare, possono passare sul binario. Ah, ok. Grazie. Ma la curiosità è che una decina di anni fa, quando sono presente la famiglia, una decina di fa quando si parlava del Claudia si era lanciata un'ipotesi, ma era solo un'ipotesi, non so come si aveva fatto con questa cosa, di prolungare la tramvia fino a Trullo. Non so se era legato all'insegnamento che avevo parlato sul grosso una sede o cosa. E è stato vagamente considerato questa cosa per non quella tramvia o non si è pensato? È una possibilità preclusa a priori, però adesso diciamo questo bando di cui prima aveva delle regole molto stringenti e le regole proprio, adesso capisco che citarlo può citare anche qualche sorriso, però è veramente basato su un confronto serrato delle analisi costi-benefici tra le diverse alternative, no? Tra i diversi progetti. Quindi il progetto per avere il finanziamento deve dimostrare che l'analisi costi-benefici ha una sua giustificazione. Allora è evidente che il tram costa molto realizzarlo e costa molto gestirlo, meno di una motorità comunque costa. Questo tra l'altro anche, lego anche il tema del potenziamento del trasporto pubblico, cioè noi dobbiamo sapere tutti che il trasporto pubblico per definizione non può essere in equilibrio finanziario, no? Nel senso che costa di più gestirlo di quello che può incassare. Tant'è vero che si ritiene efficiente, virtuoso il servizio di trasporto pubblico se si incassa più del 35% del costo, quindi non il 100%, è un obiettivo irraggiungibile perché i biglietti dovrebbero costare invece che 1,50 euro, se no dovrebbero costare 6 euro per renderlo in equilibrio, ma a quel punto forse nessuno lo prenderebbe, quindi ha questo limite. Allora è evidente che è difficile pensare di portare sistemi di trasporto costosi in zone che non garantiscono un livello di utenza adeguato a ripagare anche minima parte il costo dell'intervento. Questo non significa che non ci possano essere delle estensioni, però è evidente che queste estensioni ci possano essere nella misura in cui si dimostra che quel servizio già ha una sua utenza adeguata, soddisfa la domanda adeguata. Metterlo a priori, cioè pensare già adesso di poter prolungare la linea verso il Trullo con attraversando aree che sono scarsamente insediate, quindi con poca utenza, se non quella della destinazione finale, diventa diseconomico, perché ogni metro in cui il tram circola costa, cioè ogni veicolo per ogni chilometro costa 8, 9, 10 euro, quindi moltiplicate, cioè fate 5 chilometri per ogni veicolo, per tutti i giorni, tutto l'anno, fate subito arrivare a qualche milione di euro all'anno. Allora, qualche milione di euro all'anno per trasportare,
poche decine, centinaia di persone, diventa a livello di costi benefici poco ragionevole. Questo non è un no assoluto, ma è chiaro che bisognerà vedere, anche in questi casi si combina il trasporto anche con i ragionamenti sullo sviluppo. Si vuole sviluppare un'area in cui si può far passare il tram attraverso attività produttive, residenziali, allora questo si combina le due cose, si fanno sviluppare le aree dove c'è un trasporto, allora si prolunga il trasporto e insieme a queste aree. È un ragionamento un po' particolare, un po' più complesso. Oggi non possiamo farlo perché siamo in una realtà più compatta. Bene, direi che se non ci sono altri interventi chiudiamo l'incontro qui. Vi ringrazio per essere intervenuti. Il percorso di questa seconda fase di incontri si chiuderà, si esaurirà questa settimana e poi saranno, insomma, inizieranno una serie di attività dal mese di settembre poi fino a chiusura dell'anno con un'altra serie di attività. Chiaramente il progetto definitivo allo stesso modo sarà affiancato da, come dire, la prosecuzione del percorso, entrando nel merito del dettaglio lì sì, più nello specifico delle scelte e delle decisioni che verranno assunte. Vi ringrazio, buona serata. Buona serata. Se tutto ok, gran parte. I cantieri partono nel gennaio del 2022 e conclusione dei lavori gennaio 2026, quindi avvio dell'esercizio inizio 2026. Questa è la tempistica, un po' stressata oggi, la linea rossa. Nel frattempo, come ho detto prima, stiamo anche mettendo, ipotizzando di iniziare la progettazione anche di ulteriori tratte, proprio perché quel bando ministeriale che prevede la possibilità di chiedere risorse anche per ulteriori estensioni di linee.